Dai che si spacca domenica mattina! Buongiorno amici dello Zoccolo Duro! Mamma che ingresso rock che vi ho fatto! Mamma mia che ingresso! Dopo il sabato di ieri, mille emozioni, poche emozioni. Ragazzi, da mille emozioni, poche emozioni, perché? Perché? Allora, l'Inter mi stava addormentando. Turnover, ha segnato il Toro, ragazzi! Ha segnato il Toro, il re degli ombrelloni, ieri con la sua capoccia. Che ieri ho scoperto che Toro Martinez ha la testa più grossa del corpo. Cioè, è come uno snorchi. Vi ricordate gli snorchi, quelli che avevano il coso in testa? C'ha la testa che è più grossa della mia, che già c'ho la testa grossa. C'ha la testa che è più grossa del corpo, è sproporzionato. Ho capito forse perché lo chiamano il Toro, proprio per la fisionomia, la fisionomia della testa. Comunque, ha segnato un gol. Diciamo che ha fatto quello che avrebbe fatto Eder. Cioè, se ieri mettevi Eder, facevo uguale. Non so Pinamonti, però Eder avrebbe fatto uguale. L'anno scorso è capitato che non ha giocato Icardi, ha giocato Eder e ha fatto le stesse robe. Cioè, non è che ha fatto chissà cosa. Mi ha sorpreso da Albert che ha fatto un bel cross, primo gol. Poi, cioè, è un ragazzino. In realtà pensavo fosse scarso, punto. In realtà è un ragazzino, quindi ha margine di miglioramento. Ieri ha fatto una partita decente. Partita comunque gestita dall'Inter, portata a casa in maniera facile. Il Cagliari, anche loro hanno fatto turnover. L'Inter ha fatto un ampio turnover. Cagliari ha lasciato a riposo anche lui João Pedro. Hanno fatto giocare quell'animale capra di De Sena. Quello è proprio una capra. A parte che ha fatto un gol di mano da ignorante totale, perché bastava metterci un ginocchio, una spalla, il corpo, qualunque cosa ci poteva mettere, pure il pistolino, e invece ci ha messo la mano. Vabbè, ci ha messo la mano, ma non solo ha fatto gol di mano, l'arbitro è andato al VAR, quindi, cioè, io mi domando e dico, no? Ma se tu sai che hai segnato di mano, tu sai che già sei un cretino. L'arbitro è andato al VAR, quindi ti ha visto al televisore. Che cosa protesti? Cioè, ha protestato come un bambino dell'asilo che gli hanno tolto il latte a merenda. Ma se ti ha visto in televisione, che cosa protesti? Ti ha visto. Non è che puoi protestare, che dici magari non mi ha visto, gli metto il dubbio. Ti ha visto in televisione. Cioè, è già tanto che non ti ha buttato fuori, che sei proprio un imbecille totale. Comunque, l'Inter ieri ha vinto agevolmente, se l'è meritato, perché comunque Cagliari ha fatto poco e niente. Ovvio che se invece che buttarla dentro di mano ci mettevi anche la pancia, la partita finisce 1-1 invece che 2-0, cambiano tutti i commenti, perché oggi sono tutti fenomeni. Se facevi 1-1, Spalletti vattene, sempre solite cose, no? Perché in realtà non è stata una grande Inter, è stata un Inter normale, di turnover, ha fatto quello che doveva fare, bene così per loro, Vito sarà contento, e bene così. La Roma invece ha fatto una grande partita, la Roma invece ha giocato bene, meglio della Lazio, sono comunque riusciti a sbloccarla da una punizione di Kolarov, grande Kolarov, che tra l'altro è un ex, però gli è esultato in faccia lo stesso. Però secondo me ci sta che quando uno segna esulta, quindi è inutile che quelli si arrabbiano. Uno quando segna deve esultare, se no sarebbe anche ipocrita non esultare. Anzi, io quando gioco contro i miei ex compagni esulto ancora di più, ancora sono più contento. Anzi, quando facciamo le sfide proprio sono ancora più accanito che voglio vincere, proprio perché gioco contro i miei amici. Quindi ha fatto bene esultare, tra quelli che non esultano. Per quanto riguarda la Ronaldese, ragazzi, campionato è già finito, ma io non è che lo dico oggi, io l'ho detto a luglio. Il campionato non è neanche iniziato. A me mi spiace per gli amici napoletani, quei pochi che ci potevano credere. All'inizio anche qualche interista ci credeva, qualcuno della Roma c'ha qualche speranza. Ma ragazzi, non c'è un campionato. Il campionato la Juve la usa per allenarsi. No, è troppo superiore alle altre la squadra.
Quindi o si livella il campionato, se no vinceranno per i prossimi 20 anni, per i prossimi 30, vinceranno sempre loro, quindi è inutile che ve lo mettete in testa, sono troppo più forti, hanno tre squadre, fanno quello che vogliono, fanno quello che vogliono. Ieri Ronaldo ancora non ha segnato, non ha segnato, questo per lui è un grosso danno, perché comunque è a meno della metà della sua media in carriera, cioè lui ha una media in carriera più di un gol a partita, più di un gol in partita. Qua in Italia c'ha meno di mezzo gol a partita, quindi nettamente sotto media, perché non sta giocando benissimo. Ieri decisivo, eh? Ieri ha giocato bene, ha risolto lì la partita, assist, sarebbe avuto facile, vabbè, sai, Mario Rui, sappiamo che parlano di Rodriguez, di Dalbert, ma Isai e Mario Rui sono allo stesso livello, eh? Non è che, beh, non paragoniamo Rodriguez ad Dalbert, cioè avete ragione, però D'Ambrogio, quella gente lì, non è tanto diversa da Isai e Mario Rui, eh? Quindi spero per loro che gli torni Goulam, se no la vedo male. Comunque sarebbe avuto a colazione, Kroos in mezzo, Mandzukic solo, tra l'altro appoggiata. Secondo di nuovo lui, tiro, palo, poi mangio l'appoggiata, quindi decisivo Ronaldo, però nettamente sotto media, anche perché le prime partite ha fatto malissimo, anche se i giornali non l'hanno scritto, che poi dicono giornalista terrorista di qua e di là, però non l'hanno scritto che ha fatto male, molto male Ronaldo. Ieri bene, sotto la partita, ma ve l'ho già detto ragazzi, la Juve ha già 15 punti. Campionato è già finito, ma è già finito non tanto a livello matematico. A livello matematico dovranno fare gli altri punti. Rischia di fare tutte vittorie. Cioè, voi vi rendete conto che la Juve rischia di fare tutte vittorie. Quanti sono? 38 partite per 3, fate il calcolo. Sono 90, 3 per 8, 24, 114 punti. Fate i calcoli voi. Pensa che noia, ma io vi dico anche Juventus, che sono guarda da fare il campionato, che è già finito a dicembre, cioè non si annoiano pure loro. Vabbè, vedremo, adesso mercoledì c'è la Champions, quindi almeno si guarderanno. Ovviamente Ronaldo una sola giornata di squalifica, però meglio così gioca la Champions, non rompe le scatole in campionato, anche per il fantacalcio, via. Per quanto riguarda invece sempre la ronaldese, Marotta si è dimesso, non ho capito il perché, ma penso di aver capito che si è dimesso da direttore sportivo, ma rimane direttore tecnico, quindi dovrebbe, perché già girava voce Marotta al Milan, di qua di là, Marotta di su, Marotta di giù. In realtà, da quello che ho capito, dovrebbe rimanere ancora la Juve come direttore tecnico. Probabilmente gira voce che prenderanno Zizou, Zidane. Gira voce, non lo so. Comunque, le partite importanti oggi. Il Milan gioca oggi. Siamo pronti mica tanto, perché Borini non è a posto nemmeno lui. Cutrone non è a posto nemmeno lui. Higuain è anche convocato. Chi gioca davanti? Vado io? Mando il mio amico Bomber Favazza? Non lo so, fatemelo sapere voi. Giochiamo spuntati, ma forse un bene. Chissà mai volesse il signore che giochiamo con le due punte invece che giocare con sto 4-3-3 inutile. Ma Gattuso è capatosta. Infatti a breve mi sa che lo dovremo salutare. Anche se secondo me oggi vinciamo col Sassuolo, eh? Ve lo dico, mi espongo. Pronto a ricevere le critiche. Secondo me oggi vinciamo col Sassuolo, perché come vi ho già detto è malato di guardiolismo il Sassuolo, e quelli malati di guardiolismo le buscano, sperando che non ci mettiamo ancora a giochicchiare in aria. Vabbè ragazzi, vi saluto, mettete un bel like per chi mi sta guardando da Facebook, andatevi a iscrivere su YouTube al canale YouTube Lo Zoccolo Duro, chi è su YouTube like su Facebook e pure su Instagram. Ciao.